l'approvazione unanime di questo documento mi legittima ancora di più, ma non è che non lo fossi prima, in quanto sono stato eletto sindaco, e quindi il Consiglio Comunale unanimemente mi dà un mandato in questo senso. Si tratta di capire se i sordi vogliono sentire oppure no, perché il discorso si richiude su questo, che ci sono dei problemi che vanno risolti e che ci siano delle forze politiche, degli esperti che abbiano anche dato le strade per uscire da questa crisi, dei metodi, ad esempio la rivalutazione dei crediti deteriorati, che al 17,5% lo stesso Presidente della Banca Europea ha detto che non era applicabile in casi diversi da Banca Etruria, ci ha posto come gli unici pagatori di un debito che non avevamo creato noi. E quindi il forte disagio della cittadinanza verrà espressa attraverso le mie parole nelle sedi opportune. Beh, io sono venuto con grande piacere a questa iniziativa che ha organizzato il sindaco, perché è un'iniziativa importante, non dico tardiva, però è importante che la città si stringa almeno dopo un anno nel tentativo di trovare una posizione comune che consenta di trovare le maggiori risposte possibili ai risparmiatori stati coinvolti nelle vicende legate alle quattro banche, tra cui Banca Etruria. Beh, oggi è una giornata significativa perché il Consiglio Comunale esce con un documento congiunto, c'è la possibilità di provare attraverso la conversione del decreto che è oggetto dell'attenzione del Parlamento nei prossimi giorni di trovare ulteriori soluzioni oltre quelle che sono già state individuate nel corso dell'ultimo anno. E comunque è una vicenda che, anche se non si dovesse concludere in maniera totalmente positiva nei prossimi giorni, può comunque, trovando l'unità del territorio, trovare risposte anche nei mesi successivi. Voi siete stati rimborsati? Sì, e diciamo che il 79 è scarso. No, assolutissimamente insoddisfatta, perché non vedo per quale motivo noi dobbiamo essere stati i risparmiatori, o come li chiamano loro, speculatori, o come li chiameranno, con due metri e due misure. Monte di Paschi intoccato, Banca Etruria deve pagare per tutti, cioè non esiste proprio, cioè le istituzioni che non si muovono ora, e purtroppo dopo 13 mesi facile la vita. Ma noi ci si è messo la salute di mezzo, ci si è messo il sistema nervoso, si è compromesso le famiglie, si è compromesso tante cose. E loro, belli bellini, forse gli mancherà qualche voto alle elezioni prossime. E per quanto riguarda anche la magistratura, io spero che farà un altro decorso, perché non si possono assolvere personaggi che già la sera prima uno mi venne a dire: io domattina sarò assolto, e questo mi dà molto fastidio. Io ti dico di più, è quello il problema, cioè io non li metterei neanche in galera, gli farei pagare tutto, gli pignorerei tutto quello che hanno, basta, solo quello. Ma non solo il danno economico effettivo subito, ma si chiamano danni biologici, danni morali, danni esistenziali, cioè queste parole qui le conoscono le avvocate, e io ignorantemente me le sono imparate. Cosa vogliono dire? Distruggere le persone. Litigate. Però siete ancora insieme. Sì, fortunatamente mi sopporta ancora, però dai, cioè, è tutta una vergogna, qui devono muoversi un attimino. E se ci rimetto la poltrona a sto punto qui, beh, io non ce l'ho mai avuta la poltrona, eppure vivo lo stesso.